si fa troppo in fretta, cioè si cerca di fare immediatamente il definitivo, e questo è l'errore fondamentale di qualsiasi principiante. Quindi la prima cosa da fare è cercare di capire la struttura. Ci abbiamo la linea delle sopracciglia, la linea degli occhi. Gli occhi rispetto alle sopracciglia stanno a questa altezza qui e la larghezza sta qui. Diciamo che l'asse del volto mi sembra qui. Il naso sta qui, quindi le sopracciglia vanno su in questa maniera, girano e si fermano qua. La fronte rientra così, riesce e arriva giù. Gli occhi stanno, io sto facendo tutta a occhio all'inizio, conviene fare tutta a occhio, assolutamente. Sto mettendo il più possibile, mi sto mettendo la telecamera in faccia, ma non è importante. Sull'attaccatura del naso l'occhio sta così e qui ci metto l'altro sta, posso prendere anche la misura, se io prendo la misura di quest'occhio. L'altro occhio sta a una volta e un pezzetto, quindi prendo la misura di quest'occhio. Una volta e un pezzetto, quindi starà, immagino, circa qui, e qui c'è il naso, sta così, no? Ok, questo qui è sbagliato perché questo qui è troppo lontano. Rivediamo. Uno, due. Quindi praticamente io ho quest'occhio che fa così, va su, va in questa maniera e va giù da quest'altra parte rispetto a questo, sì, va bene così. E quindi c'è un occhio che fa così. Un po' a questa distanza, la distanza della larghezza dell'occhio. Ci sta il naso. Fammi vedere se questa è la distanza. È un po' di più, cioè quindi è tutto l'occhio.
Continuiamo domani.